Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Altro passo significativo ieri dell'Inter verso lo scudetto, la vittoria contro l'Atalanta consolida il primato della formazione di Conte, che adesso ha in programma, in calendario, altre gare sì impegnative, ma non paiono moltissime. Facciamo comunque il punto della situazione con Raimondo De Magistris. Torino, Sassuolo, Bologna, Cagliari. Ciao Lorenzo, buonasera, ben trovato per parlare dell'Inter. All'indomani del successo importante, forse fondamentale, contro l'Atalanta, che permette ai nerazzurri di mantenere il vantaggio in classifica, più 6 sul Milan, più 10 sulla Juventus, che ha una gara, è vero, da recuperare contro il Napoli, ma insomma il distacco adesso comincia ad essere davvero importante. Era importantissimo per i ragazzi di Conte vincere, del resto i festeggiamenti di ieri spiegano tutto, tanto di quanto fosse fondamentale vincere quella partite e respingere gli attacchi di Juventus e Milan, che avevano vinto il Torino, il Sassuolo, il Bologna e il Cagliari, le prossime avversarie dell'Inter in campionato, e quindi un calendario che adesso permette all'Inter di guardare avanti con fiducia, forse anche qualcosa in più, perché questa è una squadra che ha letteralmente abbassato la serranda in difesa, l'abbiamo vista anche ieri contro un Atalanta che ha sì controllato la partita ma a sorpresa non ha trovato il gol, e invece l'ha fatto l'Inter, l'unico tiro a disposizione in tutta la partita, il protagonista che non ti aspetti, Milan Skriniar, che decide la partita e permette all'Inter di restare salda in vetta alla classifica. Adesso dinanzi all'Inter anche un calendario che per l'Inter è sicuramente favorevole, più semplice rispetto a quello del Milan e della Juventus. Certo, adesso tutto è nelle mani dei nerazzurri, che hanno un vantaggio importante, che hanno una difesa imbattibile, che hanno Lukaku e Lautaro in attacco, insomma tante armi a disposizione per portare avanti il discorso scudetto e per vincere questo campionato. Saluto con piacere adesso Aurelio Andreazzoli. Buonasera Aurelio, benvenuto. Buonasera e grazie per l'invito. Come vanno le cose innanzitutto? Molto bene. In famiglia, un po' attività sportiva, le nostre apuane offrono tutti i giorni una possibilità e quindi va bene così. Molto ci bene. Si tiene in forma, insomma, ci si tiene in forma, pronti per ricominciare. Si cerca di resistere più che stare in forma. Certo, assolutamente, è vero. Parliamo un po' del campionato e in particolare della lotta a scudetto. L'Inter è più vicina al titolo dopo la vittoria di ieri contro l'Atalanta? Ma mi sembra che, a parte le opinioni, sono i numeri che lo dicono, no? Perché avere una classifica di tutto riguardo come quella che è uscita fuori dopo la partita di ieri, con quant'è? Più 6, quant'è? Sì, più 6 sul Milan e più 10 in questo momento sulla Juventus. Addirittura più 10 sulla Juventus, naturalmente con una parte, diciamo più 7 potenzialmente. Credo che sia tanta roba, ma più che altro sono i numeri delle ultime partite che dicono di com'è lo stato di salute di questa squadra e di com'è l'andamento ormai che ha preso il campionato, perché ho visto, prima guardavo nelle ultime 11 gare, in pratica ha fatto un pareggio con l'Udinese, non segnando reti, e il computo 7 vittorie di fila. Il computo totale è esagerato, perché ha fatto 22 gol, ne ha subiti 3, insomma queste sono tutte note che indicano chiaramente la forza di una squadra. Quella si conosceva e si era già detto anche in passato, no? Che naturalmente veniva anche da una storia già di un'annata di lavoro, quindi ora siamo arrivati al compimento del lavoro. Però mentre prima si poteva prospettare la sua potenzialità, ora è dimostrata in tutte le maniere, no? Perché c'è anche l'aspetto mentale e quindi la convinzione di una squadra che riesce a fare quello che vuole, a ottenere quello che vuole, non con un unico mezzo, come abbiamo visto ieri sera, no? Perché, per esempio... sì, infatti quella di ieri è stata una partita, a parte dell'Inter, prevalentemente difensiva, e probabilmente per l'avversario che aveva davanti, per l'importanza della gara, era il modo migliore per affrontare questo match? È il risultato che dice se è stato la maniera migliore. Io credo di sì, perché ha subito anche poco, un paio di occasioni gliela ha lasciata all'Atalanta, come è normale, ma lasciare poche occasioni all'Atalanta significa già qualcosa. È vero che forse ha tirato una volta in porta, dentro lo specchio della porta, e ha vinto la partita.
con un difensore fra l'altro, con un assist di un altro difensore. Però chiaramente sono scelte che dimostrano quante armi ha una squadra, no? Perché riesce a vincere dominando a volte e riesce a vincere anche contro un avversario che in quel caso forse ha dominato la partita, ma riuscire a battere un avversario che domina la gara, anche questo è indice di forza. Eh sì, insomma, gli scudetti si vincono anche così, insomma, si vincono anche soffrendo e grazie proprio alla capacità di tutti i giocatori di mettersi a disposizione, come del resto si è visto con Perisic, con Lautaro Martinez, che sono stati anche bravi nella fase difensiva. Naturalmente, sai, Antonio è stato un po' criticato, no, per l'utilizzo o il mancato utilizzo di qualche calciatore. Ora si dice che i calciatori si sono adattati. Io direi che la squadra e il lavoro di Antonio è stato quello di farli adattare, di avere tempo per farli adattare. È chiaro che molto dipende dai calciatori che si mettono a disposizione, però molto dipende anche dall'allenatore di portarli a quella convinzione di poter fare anche qualcosa di diverso e mettersi a disposizione della squadra. E su questo Conte è un maestro, insomma, l'ha sempre dimostrato. Senti, invece l'Atalanta, per come l'hai vista in quest'ultimo periodo, a tuo parere può essere capace anche di battere il Real Madrid e di superare il turno in Champions? Io penso di sì, vista la partita dell'andata, io penso che sia nelle sue potenzialità. È chiaro che una gara così la devi giocare al 100% delle tue possibilità, ogni calciatore si deve esprimere in quella maniera, è evidente, e la dimostrazione è stata la partita dell'andata, che quando ti viene a mancare qualcosa che non ti permette di avere il 100% contro quelle squadre paghi. Però considerando come è andata la partita di andata, io credo che ci siano buone speranze per crederci, quantomeno, anche se il primo risultato è un risultato che è sfavorevole. Senti, invece da allenatore, da grande studioso di calcio, sono curioso di capire qual è il tuo punto di vista a proposito della costruzione dal basso di cui si discute tanto in questi mesi. Ma guarda, personalmente ci ho sempre creduto molto. Io ricordo nel 2013 a Roma noi facevamo un lavoro di questo tipo, quando ho avuto occasione di guidare la squadra, avevamo cominciato a fare un lavoro di questo tipo. Lo abbiamo riproposto poi a Empoli, sia in B che in A. Naturale è che devi avere un obiettivo, come qualsiasi scelta deve avere un obiettivo. Allora, se l'obiettivo è quello di avere dei vantaggi, ben venga, io rimango della stessa opinione di 8 anni fa. Se dovesse, uso il condizionale, se dovesse sembrarmi uno scimmiottare perché tutti lo fanno, e allora credo che ci sarebbe qualcosa da rivedere. Onestamente, spesso mi dà l'impressione che diventi una situazione stucchevole quando non vedo l'obiettivo da perseguire. Ci sono molte squadre che chiaramente, quando cominciano, dimostrano l'obiettivo da perseguire, altre in altre non lo vedo. Allora mi dispiace un po' perché l'impressione dello scimmiottare, no, è che mi piace molto. Servono comunque i giocatori adatti per poter realizzare questo tipo di gioco, ci vogliono i piedi buoni inevitabilmente. Ma sai, con i piedi buoni si può fare tutto e di più in qualsiasi categoria. Ora io vedo dalla C in poi, ma anche nei dilettanti, tutti fanno così. Probabilmente se tutti lo fanno significa che si può fare anche nelle categorie inferiori. Sì, però poi si vedono a volte anche dei gol incredibili che vengono presi per degli errori evitabili, proprio con questo tipo di costruzione dal basso. Ma sai, si ricorda molto più facilmente un errore commesso che non il vantaggio perseguito. Il vantaggio perseguito a volte non è un vantaggio diretto, ma è anche un vantaggio riflesso, nel senso che porta dei vantaggi
che magari non si vedono, ma che incidono molto sulla mentalità del gioco, sulla mentalità dei calciatori, sul condizionamento di una squadra a farsi valere per quello che vale e non soltanto nel mettersi nella condizione di perseguire un risultato basandosi sull'annullamento dell'avversario. Quindi io credo che ci sia anche questo, che sia l'aspetto maggiormente incidente, il fatto della mentalità. Quindi tu ti prendi qualche rischio, ma lo fai con la consapevolezza dell'andare alla ricerca dei tuoi mezzi e alla ricerca di qual è il livello dei tuoi mezzi. Tu quanto puoi permetterti e quanto può essere importante più di quello che credi? Non so se mi sono spiegato. Certo, insomma, alla fine può essere anche una sfida per capire quali sono i propri limiti e dove poter, fino a dove poter alzare l'asticella, ecco. Esatto, il difficile, credo, per chi fa questo mestiere è quello di far credere ai propri calciatori, quindi alla propria squadra, di avere le identiche possibilità di partenza di quelli più bravi di te. Poi dopo il campo è chiaro che mette sulla bilancia mette le differenze e di questo bisogna tenerne conto. Ma partire con l'idea di poter battere chiunque, io credo che sia vantaggioso nella crescita di una squadra. Personalmente è una situazione che abbiamo sperimentato anche a Empoli, ci siamo divertiti molto, anche in Serie A, anche se spesso abbiamo subito il risultato, no? Per i motivi che si diceva prima, ma andare in campo riuscendo ad avere la convinzione di poter battere un avversario che è molto più forte di te è un bel vantaggio, ti pone nella condizione perlomeno di livellarti un pochino verso l'alto, mai livellarti perché chiaramente dopo le forze sono diverse, però ecco. Di avvicinarti. Ora allora, chiudiamo col sorriso perché il nostro regista Stefano Carlese è un grande tifoso dell'Aglianese e ti ricorda anche sulla Ah, panchina neroverde. ah, Che ricordi saluto. hai di quell'esperienza? Saluto, ottimo, guarda. Posso dirti che è l'esperienza che mi ha lasciato maggior amicizie da quando io sono nel calcio, perché sono i rapporti fraterni. Con gli ex dirigenti di quella squadra. Ci vediamo spesso, ci sentiamo e forse per quanto mi riguarda è la realtà, ti ripeto, che esalta di più questo aspetto. È una cosa che mi piace molto. Ci siamo anche divertiti sotto. No, divertiti no perché non abbiamo vinto, ma abbiamo trascorso un bel periodo, insomma, ci siamo levati belle soddisfazioni, mi ricordo. Abbiamo perso facendo più 7 in media inglese, quindi c'è stato qualcuno con più 8 che è stato più bravo di noi, però insomma questo dimostra che è stato un bel campionato qui. Aurelio, allora grazie per questa chiacchierata, in bocca al lupo per il futuro e a presto. Grazie a voi, buon lavoro, a presto, quando avete bisogno sono qua. Voltiamo pagina ed occupiamoci della Lazio che sta vivendo un momento difficile, i biancocelesti devono riacciuffare il treno Champions decisivo per la prossima stagione per trattenere i big, altrimenti verrebbero fatte delle riflessioni, chissà, magari anche sullo stesso tecnico Inzaghi. Sentiamo a questo proposito Ivan Cardia. Buonasera Lorenzo, la sconfitta contro la Juventus è arrivata dopo una prestazione molto convincente nei primi 20 minuti, ma poi molto deludente nel resto della partita. Fa discutere in casa Lazio, fa arrabbiare il presidente Lotito, riporta ad attualità alcuni screzi interni alla società biancoceleste e rimette in discussione in generale il futuro. Tanti capavano in campionato, la classifica ad oggi dice che la squadra di Simone Inzaghi è lontana dalla Champions League. Questo ovviamente è uno scenario che preoccupa e che peraltro potrebbe anche comportare l'addio di alcuni big a fine stagione, se la Lazio non dovesse centrare l'Europa che conta. Così appunto emerge un malumore che è stato anche strisciante alle volte in una stagione molto particolare per i biancocelesti, protagonisti anche fuori dal campo di alcune vicende tuttora da concludere.
si rimette in discussione così anche uno dei capitoli certi del futuro della Lazio, cioè il rinnovo di Simone Inzaghi. Sembrava praticamente scritto fino a qualche tempo fa. Ora la Lazio si interroga sul proprio futuro, saranno decisive le prossime partite, ma soprattutto il resto del campionato, per capire se un progetto che sembrava avere basi solidissime all'improvviso deve chiedersi che cosa vuole fare da grande. Diamo adesso il benvenuto a Mauro Bressan. Ciao Mauro, ben ritrovato. Ciao Lorenzo, ciao ciao. Come stai? Tutto bene, grazie, tutto a posto. Andiamo avanti, nonostante sti problematiche del Covid, cerchiamo di essere positivi e andare avanti, dai. Assolutamente. Allora, parliamo del Milan innanzitutto. A tuo parere, a questo punto deve puntare al secondo posto lo scudetto ormai dell'Inter? Beh, diciamo che dopo la partita di ieri sera l'Inter ha messo una bella mattonella per lo scudetto perché è una partita importante e che con questa vittoria si sono ripresi 6 punti di distacco dal Milan e il Milan in questo momento qua viene da 2 partite un po' altalenanti. Diciamo che l'ultima a Verona, nonostante mancassero tanti titolari, mi ha fatto un'ottima impressione, ha giocato un'ottima partita. Contro una squadra che si sa che non è facile, è riuscita a imporsi e giocando anche discretamente. Ora, ovvio, chi insegue purtroppo è sempre deve fare il massimo e sperare che chi è davanti faccia dei passi falsi. Però diciamo che l'obiettivo del Milan all'inizio stagione che era quello di centrare la Champions League, la qualificazione per la Champions League, adesso è in una buona posizione, deve cercare di fare il massimo e sperare ovviamente che possa l'Inter perdere qualche colpo. Adesso ci sarà per il Milan anche l'impegno difficile con il Manchester United in Europa League. Come vedi di fronte a questo appuntamento i rossoneri? Beh, ovviamente il Manchester United è una grande squadra, ha vinto meritatamente col Manchester City, giocando una partita, ho visto in televisione, giocando una partita molto accorta, in stile italiano, diciamo, cioè aspettando dietro il City agendo di contropiede e ha portato a casa il risultato. Ovviamente contro il Milan il United non farà questo tipo di partita, andrà all'attacco, cercherà di segnare, di vincere e il Milan con le ripartenze e con la grande partita che ha fatto a Verona che ha dato una grande iniezione di fiducia. Secondo me se la può giocare, anche se ovviamente manca sempre qualcuno, ma ormai il Milan è abituato a giocare le partite sempre con qualche defezione. Il simbolo di questo Milan adesso è che sì, secondo te? Beh, che sì, l'altro giorno è stato veramente eccezionale, era da per tutte le parti del campo, davanti, dietro, aiutava i compagni. Posso dire che è proprio come hai detto te, il simbolo un po' del Milan in questo momento perché intorno a lui gira tutta la squadra, è proprio il raccordo tra attacco e difesa, mette muscoli, mette voglia, dà l'esempio per tutti i compagni, quindi un giocatore veramente è il fulcro un po' in questo momento del Milan, aspettando ovviamente che entri anche Ibrahimovic. La lotta salvezza, il Cagliari si è ripreso con Semplici in panchina, la Fiorentina invece è ancora in crisi. Che cosa pensi da ex Viola e anche da ex Rossoblù? Hai giocato anche nel Cagliari, naturalmente. Vabbè, allora, per quanto riguarda il Cagliari, troppe sconfitte con Di Francesco e diciamo che anche questo esonero è venuto in un momento magari che il Cagliari ha dovuto giocare col Crotone, col Bologna e adesso la partita con la Sampdoria domenica e io non butterei, diciamo, via tutto il lavoro che ha fatto Di Francesco e darei, sì, ovviamente dei meriti a Semplici, ma ovviamente lui si è inserito in una squadra dove era stata allenata da Di Francesco, secondo me, in maniera ottima. Purtroppo, troppe volte il Cagliari ha perso punti nel finale e troppe volte è anche stato sfortunato. Ci tengo a dire questo perché, secondo me, Di Francesco ha fatto un ottimo lavoro. Sai, quando cambi allenatore, cioè, scatta anche magari qualcosa e scaramanzia, sarà che poi non so, chiamiamola come è girata un po' e il Cagliari ha avuto sia la vittoria a Crotone, sia la vittoria interna col Bologna e anche meritatamente ha conquistato Perfetto. un punto a Genoa, giocando bene anche se all'ultimo secondo ha pareggiato una rigola, altrimenti sarebbe stata una sconfitta. Per quanto riguarda invece la Fiorentina, ahimè, che devo dire?
Non mi sarei mai aspettato questo campionato. I valori, ovvio, adesso è facile criticare, però secondo me i valori di questa squadra ci sono. Quello che manca adesso è proprio la mancanza di fiducia. Io adesso ci sarebbero tante robe da dire, però principalmente vedo proprio questa squadra come che non ha fiducia nei propri mezzi e ha paura. E quando devi giochi in queste cose qui, un giocatore che dovrebbe dare 7 da 5, uno che dovrebbe dare 10 da 6, cioè ci manca proprio una condizione psicologica, secondo me, perché i giocatori oggettivamente non si può dire che non so, Biraghi è questo, che Pulgar è questo, che Amrabat è questo, cioè è troppo, cioè secondo me è una cosa psicologica, e forse il fatto di dover lottare, di andare in campo, di sapere che si deve salvare, fa rendere meno un po' i giocatori, perché i giocatori devono essere contenti, gioiosi, positivi. In questo momento i giocatori della Fiorentina non sono così. Mauro, grazie per questo intervento e per questa analisi sul campionato. Alla prossima, buon proseguimento di serata. Tra l'altro ti vediamo in maniche corte, evidentemente, insomma, avverti il caldo. Ti ringrazio, sì, siamo pronti per l'allenamento. Ok, ciao Lorenzo, alla prossima, ciao. Grazie. Il nostro tempo a disposizione è scaduto, dunque ci ritroveremo domani per affrontare tanti altri temi interessanti. Grazie a tutti per averci seguito. Buon proseguimento di serata.